Occupiamoci invece di quello là, puzza di quattrini e alla gola tenere. Me l'aspettavo. Lo conosco il tuo bel sistema. Un colpo di spada e un morto di più. Bella figura di tagliaborse. Sta zitto, mammo. Qui solo il tacca da ordini. Tu devi solo ubbidire. Una vache. Ho disertato l'esercito del re di Francia per non obbedire a nessuno. Jamais. I patti sono chiari. Io sto per conto mio. Io non mi lascio comandare. Entendu? Io faccio il comodo mio, cher. Ehi tu, vieni fuori presto! Non ho tempo da perdere! E soldi in bocca! Soldi in bocca! Ha ragione il tacca! Ehi tu, se ci tieni alla pelle, rinuncia alla moneta! Ma dove si è ficcato quel bel imbusto? Grazie della collaborazione, messeri. Ah, però vi siete lasciati prendere in trappola. Bisogna sempre guardarsi le spalle. Ecco, con le pietre avrei potuto rompere la testa a due di voi, poi con la spada far fuori gli altri due. Sono Marco da Volterra. Marco da Volterra? E chi è? Ah, come, sono molto rinomato. Ero al servizio di Caterina Sforza, come capitano. Ma, disgraziatamente, per una leggera divergenza sull'amministrazione del denaro che mi era stato affidato, la vecchia mi ha promesso due palmi di corda abbondanti. Ah, 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 è sporca. Bisogna avere più cura delle armi. Giusto, è un simpaticone. Un soldato che si rispetti accetta di farsi infilzare, ma non da uno spiedo arrugginito. Fuori i quattrini. Purtroppo, mentre stavo uscendo dalla finestra, le guardie entravano dalla porta e non ho potuto prendere di più. Beh. Da qui. Puoi restare con noi adesso. Io sono il tacca. Con 500 scudi d'Italia messi sulla tua testa da Caterina Sforza, siamo pari. Pari un corno! Anche tu mi dirai sì, signore. E adesso verrai con noi. Andremo tutti al castello dei Fabi.
Avanti, ma alla prima mossa sbagliata torni da Caterina e allora... Zack! Zack! Zack, Zack. Muoviamoci. Altezza. Venite pure avanti. Quali notizie? Sono desolato, Altezza. Ci è sfuggito, è un demonio. In tanti non siete riusciti a prendere Marco da Volterra. È fuggito insieme ad un gruppo di banditi, Altezza. Bravo, Marco da Volterra. Cioè, male. Siete una massa di buoni a niente. Andate. Caro generale, quando riavrò l'altra metà di questa moneta, i miei soldati dovranno marciare. Mio generale, d'ora in poi Cesare Borgia non sarà più tranquillo nella sua rocca. Parla, Cesare Borgia ti ascolta. Come vedete, monsignore, la vostra offerta di una lega per la formazione di un blocco politico sarebbe avversata dall'imperatore di Germania e sarebbero le piccole signorie come la mia a sopportarne le conseguenze. Capisco il vostro rifiuto, degno di un malatesta. Peccato. Monsignore. Ah, ve ne potreste pentire, monsignore. Mezzanotte! Mezzanotte! Eccomi, monsignore. Avete visto il malatesta? È dipinto qui. E chi lo scorda più? Fate le cose per bene. Il duello deve essere leale. Leale come al solito. Vado e torno. Soltanto che sono rimasto a corto di... Grazie, monsignore. Li spenderò pensando a voi. Ah, dico, monsignor, ma quello ci sa fa? È una buona lama. Era una buona lama. Ah, beh, perché sennò io non me ci metto. Guarda laggiù, quei cavalli ci farebbero comodo. E li facciamo fuori. Io sono stufo di andare a piedi. Quando ero nell'armata del re di Francia, indovina quanti ne avevo. Ce l'hai già raccontato, c'è a disposizione. Esatto, belle bestie. Proprio ieri il mastro di posta ne voleva comprare cinque. Cinque? E pagava in contanti. E anche una puledra. Uscite, arrivano i soldati del Borgia. Presto, cadrete nelle loro mani. Resto qui finché non ve ne sarete andato. E va bene, vengo a trascinarvi fuori. No, allontanatevi. Fate presto a vestirvi. Andatevene. Prendo il cavallo. Insolente.
arriveremo al castello. Presto. Tenete. Di corsa, presto! Dai, corri! Rifugiamoci al castello! Certo, va bene, bene. L'altro finirai male. Non credo. Io ho sempre fortuna. Accompagnatela al castello. Vieni, Isabella. E voi chi siete? Che volete? Fuggiamo per non essere presi dai soldati del Borgia. E che mi assicura che non siate spie, che non siate dei loro. Deponete le armi. Stanno con me. Io sono il tacca. Non le armi, ho detto. Passate il ponte, chiediamo di entrare per rifornirci. Ci sono dei soldati che vogliono entrare. Possono entrare, ordine del capitano Zanco. Aspettate, qui non entrano i soldati del Borgia, finché ci sarò io. Ho dato io l'ordine. Sia calato il ponte e si dia il benvenuto ai soldati di Cesare Borgia. Capitano, non vogliono ubbidire. Le porte restino chiuse. Capitano, cosa vi salta in mente? Non voglio che quella canaglia metta piede qui dentro. Non capisco la vostra ostinazione. Non siamo in guerra con il Borgia e quegli uomini chiedono solo di poter comprare dei viveri. Non ci sono viveri per loro, o dovrò dirglielo io stesso. Vi parlerò io, signor Conte. Il Conte Fabio non vivo. Digli che ci rivedremo. Andiamo! E voi pensate di aver agito bene? Il castello rappresenta il punto chiave per chiunque voglia dominare tutta questa regione. Mostrarsi insolente col nemico più forte non è buona tattica. Capitano, chi vi ha insegnato questo? Voi chi siete? Ho corda in abbondanza per farvi impiccare. Sono amici miei, capitano. Ho corda anche per te. Avete paura della corda, amici? Paura? E che cos'è? È forse roba da mangiare? Avete sentito, capitano? Non hanno paura. È la prima volta che vi vediamo. Volete dirci il vostro nome, signore? Ah, già. Perdonate la mia dimenticanza. Marco da Volterra. Ma come, non conoscete il mio nome? Eppure sono molto rinomato. Ero al servizio di Caterina Sforza. La duchessa Caterina Sforza è nostra amica. Se sua grazia serenissima stima di voi... Ahimè, non ne ha più. Non credo che sua grazia serenissima mi affiderebbe qualche incarico. Commisi un errore, caddi in disgrazia e fui esiliato. Fratello, vogliate concedere loro ospitalità? Almeno perché possano riposare. Potrete restare sino a domattina. E nel frattempo, se volete renderci visita al castello, sarete il benvenuto. Siete molto generosi. Sono lieto di conoscervi e di presentarvi gli omaggi miei e degli amici che mi accompagnano. Devo io ringraziarvi per quello che avete fatto. Ma non è la ragazza che stava giù al fiume? Non fidarti delle donne. Omaggi, madame. Permettete che io mi inchini alla vostra bellezza. Una volta a Carcassonne c'era una ragazza che... Mommo, non puoi raccontarcela qui. Ah, già. In quanto a voi, capitano, ho l'impressione che non vi ispiri fiducia. Ma in fondo l'impressione reciproca. Insolente. Siete impazienti a riscaldare lo spiedo che avete al fianco, capitano? Signori! Questo non è il momento. Cavaliere da Volterra, fate che io non debba pentirmi dell'ospitalità che vi offro. Andiamo. No. Sei tornato, avanzo di galera, sporco imbroglione. Maia!
Tieni! Sta calma, Maio, che ti prende? Io vengo qui per te e tu mi tratti così. Tu hai rubato le mie collane e te le sei vendute. Oh, chérie, chérie, lì rasciupa la bellezza. Queste cose in Francia si discutono da amici davanti a un buon boccale di Borgogna e a un buon piatto d'arrosto. Noi tutti qui abbiamo fame. Dobbiamo andare al castello, il resto lo prenderai stasera. Andate pure. Tu farai a meno del Borgogna, è sprecato per una gola come la tua. E se verrete stasera, vi accontenterete solo di quello che sarà rimasto. A stasera, allora tutti al castello. Bella! Smetti l'attacca! Ed ora, amici, rendiamo visita al castellano. E alla castellana. Ben inteso. Non ho voglia di fare il bell'imbusto al castello. Me ne torno da Maya. Speriamo che non si scoli una botte. Siamo attesi dal conte. Non tu. No? Levati il cappello. Dico, Licilio, che un sacro spirito dimora in me, il quale scruta e vigila i mali e i beni nostri. Egli guida le mie azioni, egli ispira i miei pensieri, egli infine comanda la mia volontà. È una creatura suprema, la divinità. Veramente nessun uomo è buono senza il suo Dio. Seneca. A chi Seneca? A me? No, no, Momo. Non ce l'ha con te. Seneca è un filosofo e lui lo stava citando. Lo stava cosa? Citando. Oh! Al mio paese ci pensano due volte prima di citare davanti a me. Miserrimum cerebrum non habet. Amen. Ma quello è proprio scemo. Eh? Sare pazzo. Ah. O troppo furbo. Andiamo. Ehi, e quel tipo che legge e chiacchiera tanto, chi è? È il maltese. Ma è un po'... Ma sempre così. Il conte lo paga per custodire i libri e per leggere. Come paga me per sorvegliare i boschi. Già che paga tanta gente, perché non ci paga da bere? Aspettatemi qui, eh. Torno subito. Chi si muove adesso? E chi si muove? L'ho vista prima io. Oh. Ah. Erano 12 cavalli, i migliori delle nostre scuderie. E gli uomini del Borgia ce li hanno rubati. Il conte se ne dispiacerà. Ma che cosa avrei potuto fare? Se non ci fosse stato quello straniero, forse avrebbero rapito anche me. Non c'è niente da fare, padre. Ma tu non dirlo al conte. Voi siete sempre insieme e sempre d'accordo. Mi vorreste complice, eh? Ah, non contateci. Beh, arrivederci, ragazze. Arrivederci, vecchio orso. Tu avresti dovuto vedere com'era deciso. Forse se non fossero arrivati i soldati del Borgia. Oh, è davvero un uomo interessante. Oh, e il gatto dove è andato? Ezzelino? 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 Salve.
però lui almeno potrebbe graffiarvi. Siete forse pentita di non averlo fatto laggiù al fiume? Potrei ancora farlo, però. Ah, sì, è vero, ma ora sono in guardia. Io colpisco di sorpresa. No, non si addice al vostro sorriso. Io sono un tipo strano. A me le donne, specialmente se sono carine, in Francia io ho una fidanzata in ogni paese. Guai agli uomini che me lo pensano. Voglio raccontarti una storia. Vedi questa spada? Una volta a Carcassonne c'era un tale enorme, così. Ebbene, io gli detti un colpo, due colpi di pendente e lo spaccai a metà. È vostra abitudine salvare le ragazze in pericolo? No, solo quando si trovano di fronte a dei soldati. Siete un soldato anche voi? Purtroppo le guerre si fanno ancora. Con la ragione si potrebbero eliminare. Oh, chi si sente forte non rinuncia alla violenza. Proprio non volete cedere, come tutti gli uomini d'arme. Sì, forse. Quando sorridete, mi dispiace di non aver saputo prima di voi. Vi avrei cercata in capo al mondo. Io me arremora, moraina, moria de un bel cantar. Cristiano vino a mi puerta, guida da por engañar. Yo soy el moro Mazzote, hermano de la tu madre, que un cristiano dejó muerto. Tras mi venía en el alcalde. Si no abres tú mi vida, ¿a quién me verá matar? Fuérame para la puerta y abría de Ah, oh, Maya, se tu tornassi in Spagna con la tua bellezza e la mia abilità, faremmo fortuna. Non ci tornerò più, sono fuggita per amore. Zanco, eh? Questo non ti riguarda. Perché mi provochi? Io mi farei ammazzare per te. Sei un uomo come gli altri. Come gli altri? Se parli del tuo sporco zanco... Sei solo un cane che abbaia. No, piantala, piantala. Da noi a Parigi non si litiga mai con le donne. Levati dai piedi o Parigi non rivedrà le tue ossa. Lasciami. Lasciala. Lasciami. Non ti vuole. No. Ho detto lasciala! Il loro ha avuto pazienza con te. Ora basta! Vattene, non farti più vedere! Sei ubriaco! Ti ammazzo! Mi pari. Thank you.
Mi dispiace. Un giorno o l'altro doveva capitargli. Te profonde, Sam. Oh, mesami, quando morirò piantate per me un salice sulla mia tomba. Andrò via questa notte stessa. Però mi dispiace lasciarvi. Non gli volevamo male, ma un giorno o l'altro. Ma perché separarci? Noi non ce l'abbiamo con te. Perché te ne vai? Un giorno, molto tempo fa, anch'io me ne andai. E fu il mio più grande errore. Non andartene. Bisognerà trovare un posto dove nasconderci. Non voglio allontanarmi dal castello. Andiamo alle Tre Forche. È un posto sicuro. Qui è nascosto tra le forre. Ah. È frequentato da ladri, non certo di classe come me, no. Beh, certo. Voi permettete che io mi presenti. Il mio vero nome è Pierre Joyeux, cavaliere. Voilà. Ah, siete francese, vero? Qui, di Guascogna. Ma qui mi chiamano Momo. E è capace di rubarti anche l'anima. Oh, la vache! Sono stato allevato alla migliore scuola dei tagliaborse. Fin da ragazzo ho imparato a far sparire qualsiasi cosa. Da un brillante a una borsa di monete. Da una gallina al campanile del villaggio. Come sa? E per questo mi obbligarono ad arruolarmi la vache. Obbligarono? Tra me e l'esercito, credetemi, non ci sono mai state eccessive simpatie. Io sono indipendente. Onoratissimo di fare la vostra conoscenza, Messie Momo. Vogliamo andare, signori? Oui. Ah, dopo di me. Ehi là! È Furetto, la nostra mascotte. È un piccolo demonio. Ora la conoscerai. È un po' la figlia di tutti noi. Suo padre era il miglior brigante, ma sai com'è? Ehi là! Ti presento Furetto. Furetto è una brava sentinella. Ti ha scoperti subito, eh? Io vedrei una lepre nera in una botte di pece in una notte senza luna. Chi è questo bel cavaliere? Ah, è un amico. Chi c'è su alle Tre Forche? Qualche disoccupato, gli altri sono a lavoro. Andiamo. Pensandoci bene, la morte di quel tacca non mi dispiace. Per i pochi servigi che mi rendeva cominciava a pretendere troppo. In quanto agli altri, sono dei tagliaborse da strapazzo. Quello nuovo, piuttosto, quel tipo insolente che dice di essere stato a servizio di Caterina, chi è? È lui che ha ammazzato il tacca, ma non è pericoloso. Sì, ma non mi piace. E poi potrebbe diventarlo, se è vero che era al servizio degli Sforza. L'hanno cacciato via in malo modo. Gli hanno promesso qualche palmo di corda. E io gli garantisco due palmi di spada. Non voglio sospetti intorno a me. Questo posto mi è costato sangue e umiliazioni. Per i signori che servo, io sono ancora il figlio del maniscalco. E io non voglio ostacoli sulla mia strada. Avrò quello che voglio, e allora... Che farai? L'ambizione ti divora. Credi che sarai felice diventando il padrone del castello? Lo sarò. Da ragazzo, quando li guardavo il conte e quel fantoccio di suo figlio, mi parevano inaccostabili. Ma ti assicuro che la loro pelle non vale più della nostra. Sarà, ma sei costretto a venire da me solo di notte e di nascosto. Un giorno avrai tutto quello che vorrai e ti rispetteranno. Come la tua favorita? So già che ti interessa l'altra ragazza, Isabella. Sì, ma per il suo castello. Non è solo per questo. Me ne accorgo, sai, come la guardi. Eri un altro quando arrivasti in Spagna. Laggiù eri diverso. Sei pazza. Pazza! Ammazzasti quel portoghese soltanto perché mi aveva toccato i capelli. Ed erano questi stessi capelli.
Hai dimenticato quando facevi 20 miglia per vedermi ballare? Guarda, sono le stesse gambe di allora. Eri geloso. Non volevi che ballassi scollata. Eri geloso anche delle mie spalle. Ora sei cambiato. Ti piace un'aristocratica. E sai perché? Perché ti vergogni di non essere dei loro. Ti ammazzo. Contavano che t'avevano impiccato. Devono fabbricarla la corda per impiccarmi. E tu chi sei? Non ti ho mai visto. Non è molto che mi sono dato la macchia. E vi portate dietro uno che non sapete chi è? La vache, che significa? Perché tu forse sai chi sei? E io lo so, forse. Fratelli, ricordatevi che dovete crepare. Faccio le corna, spero che tocchi prima a te di crepare. Tu, fratello Mommo, sei un prediletto del Signore perché molto hai peccato. Molto ho camminato e tante cose ho visto. Il re mi farà un bel regalo. 7 palmi di corda e una trave di castagno per tutti i miei peccati. Con il Borgia da queste parti è più probabile che ti aspetti del veleno. Non dimenticare quello che vuole il capitano. Ah, sei tu, Rienzi. Quasi mi hai fatto paura. Paura a te? Nemmeno il diavolo in persona ci riuscirebbe. Soltanto a Trastevere ci stanno donne come te. Trastevere. Appena ho finito qui, scappo a Roma. Il capitano aspetta notizie del tuo padrone. Guarda che Cesare Borgia mica me si è comprato. Io gli do solo una mano. Au, a meglio l'ama di Roma mi chiamano. E quelli che ammazzi come ti chiamano? E quelli non chiamano, stanno sottoterra. Erpius so io. Potevi restare a Roma, no? Già, questa è buona. Ci stavo. E allora? Allora un giorno mi hanno chiamato. Era un pezzo grosso, si intende. Mi fa, tu dovresti stare in galera. Giusto faccio io. Ma chi ce vie a piangere? Quello si mette a ridere e seguita. Invece, se fai un par di servizietti a Cesare Borgia, lui lo chiama Cesaretto per via che so parenti, guadagni un bel po' di baiocchi e in più vai sotto a ministeria. E così... E così ti guadagni la vita. Certo, i signori più comandano e più c'hanno nemici. E con qualcuno il veleno non attacca. E allora ecco il cavalier Rienzi, detto mezzanotte. So io. All'opera. Sei un sicario. Piano. Rienzi non ammazza nessuno a tradimento. Ma posso in gambe. Ah, io l'ho aperto prima il torto. Lo faccio mettere in guardia e... Ta-ta! È come un gioco. A chi tocca, tocca. Beh, ho parlato troppo. Allora Cesaretto dice che il tuo capitano gli porti notizie del castello. Chiaro? E soldi per noi non te ne ha dati? A me? E che Cesaretto è mico. E quando me affida i soldi? Io coi dobloni in mano divento una rondine. Volo. Manderanno qualche altro, sta tranquilla. Digli che li mandi presto, se no volo io. Beh? Beh? E te ne vai così? Così come? Dico, almeno fammela dire che mi piace. O sai che sei bella? Quasi, quasi. Tu dovresti venire a Roma. Qua non si batte in chiodo. Lo sospettavo. Cesare Borgia ha fatto la stessa cosa con le altre signorie. E la nostra deve fargli gola, ancora più delle altre. Non sono un uomo politico, ma non vedo perché tutti temano la formazione di questo regno di Adria sotto l'autorità di Cesare Borgia.
Io sono una donna e meno di tutti posso discutere di queste cose. So soltanto che prima che il Valentino si affacciasse su queste terre, a me era permesso girare per le campagne a cavallo o cercare il ruscello più fresco in cui bagnarmi. E non avevo mai sentito parlare di veleni e di morte. Ma non pensate che anche Caterina... Caterina è diversa. E fra le sue terre e le nostre non c'è una barriera, non c'è un soldato di guardia. È la verità. La vicinanza di Caterina Sforza non mi ha mai destato preoccupazione. Allora perché non inviate una relazione a Caterina Sforza con il vostro punto di vista nei confronti del Borgia? Mi pare necessario. Sì, ma chi potrebbe andare per una missione così delicata? Io? Non ho paura, a cavallo in 2 ore... No, no, non lo giudico prudente, anche se ammiro il vostro coraggio. C'è Zanco di Monforte, il capitano. È la persona più adatta, non teme i cattivi incontri. Se devo essere sincero, quell'uomo non mi piace. Caro Conte, gli uomini d'arme sono tutti come lui. Non brillano certo per intelligenza, ma... in ogni caso si terrà lontano dalla Rocca dei Borgia. Monsignore, il capitano Zanco di Monforte. Lo aspettavo. Signore, ecco qui un messaggio che potrebbe essere di grande importanza per la vostra politica. Avrei dovuto consegnarlo personalmente a Caterina Sforza. È la prova che aspettavo. Ma guarda, il conte sospetta che le nostre truppe vogliano impadronirsi del suo castello. È una sincera confessione del suo atteggiamento, diciamo così, politico. Ma lui non immagina neppure che io controllo ogni sua azione. Siete sicuro dell'uomo che vi ha scortato fin qui, capitano? No. Bene. Bisogna per ora eliminare il conte Fabio. Porto notizie del capitano Zanco! In columna vivendi con Emo a tingere posse. Signore, un agguato, i soldati del Borgia ci hanno assalito. Il capitano è circondato e se non accorrete sarà ucciso. Fate preparare subito il mio cavallo. Posso venire anch'io se permettete. No, voi no. Non dovete correre rischi. Resterete qui accanto ad Isabella. Non preoccuparti per me, Fabio. Sii prudente. Conte e i suoi uomini sono caduti nell'imboscata. Era quello che volevo. Che entri la cavalleria, nessuno resti vivo. Sarà fatto. I morti non parlano. Thank you.
questo è affare mio. Siete un vile. Conte Fabio, è arrivata la vostra ultima ora, avrò il castello. Voi, capitano, siete una carogna. Sono stato al suo fianco fin quando è caduto. Era corso per salvare voi. Si è difeso come un eroe. Ma voi non avete dato la vita per lui. Fabio è morto per voi. Io volevo restare accanto a lui e farmi uccidere. Ma pensai a voi, Isabella. Comodo, comodo, bravo uomo. Volevate parlare alla contessa? Sì, è importante. Si tratta del conte, forse? Sì, c'è stata un'imboscata, un tradimento. Non voglio parlarne ora. Devo parlarne solo con Madonna Isabella. Ah, verrà subito, calmatevi. Aspettate qui. Riposatevi intanto. Oh! ...02-26-82-32-32. Fatelo per telefono. Abbonatevi al cinema di Telepiù 1. Vi regaliamo il grande sport di Telepiù 2. Telepiù, la Pay TV. Non tutte le zanzare pungono. È solo la zanzara femmina che ci colpisce e ci procura quel fastidioso prurito. A questo problema, la tecnologia Vape risponde con una piastrina a dosaggio controllato e un elettroemanatore elettronico, con il regolatore automatico di temperatura e il pratico filo avvolgibile. Con l'insetticida Vape, nessuno ci può pungere. Aerare il locale prima di soggiornarvi. Oggi tutti possiamo aiutare il nostro paese a diventare più sano e più pulito. Vogliamo l'Italia più pulita! Vogliamo l'Italia più pulita! Vogliamo l'Italia più pulita! Biogrey detergenti ecologici, per amore delle nuove generazioni. Ecco 60 secondi spesi con intelligenza. Guarda, osserva e telefona. Sì, prenota subito e potrai dire finalmente basta alla fatica. Robot 2000 Special è l'unico elettrodomestico convertibile da 1 a 5 spazzole, protetto da dispositivo salvamotore, indispensabile per pulire perfettamente vetri, specchi, vetrate, tapparelle, pavimenti e rivestimenti, spolverare o incerare mobili in legno, porte, parquet, lucidare ottoni, argenteria e pulire perfettamente tutte le superfici lavabili della casa. Incredibile! Per il tuo lui diventa insuperabile anche per lucidare la carrozzeria dell'auto. Pensa al risparmio.
Telefona subito e a sole 195.000 lire più un piccolo contributo a spese potrai ricevere Robot 2000, completo di una serie di 5 spazzole, un tampone in agnello, 2 scovoli, 3 prolunga di inserimento telescopico, un dischetto tagliaerba e l'apposito flacone spruzzatore con detergente. L'unico garantito 2 anni. È finita l'epoca dello straccio e dell'olio di gomito. Prenota subito e per te sarà vacanza tutto l'anno. Qual è il segreto della serra? Cosa si nasconde dietro lo splendore dei gerani, delle rose, delle azalee? Quale mistero avvolge questi ficus e questi cactus? Perché le mie piante sono morte? Cosa danno gli esperti a queste foglie, questi fiori, queste radici? Devo assolutamente scoprirlo. Linea 2C per la salute e la bellezza delle piante. Il segreto della serra. Le sorgenti giapponesi sono ricche di oligominerali, preziosi bioelementi indispensabili all'equilibrio cellulare della pelle. Oggi questi bioelementi naturali sono racchiusi in Bionsen, una linea di integratori minerali per l'igiene del corpo che rispetta l'idratazione fisiologica della pelle. Bionsen, la tua sorgente dermoprotettiva. Non tutte le zanzare pungono. È solo la zanzara femmina che ci colpisce e ci procura quel fastidioso prurito. A questo problema, la tecnologia Vape risponde con una piastrina a dosaggio controllato e un elettroemanatore elettronico, con il regolatore automatico di temperatura e il pratico filo avvolgibile. Con l'insetticida Vape, nessuno ci può pungere. Aerare il locale prima di soggiornarvi. 02 26 82 32 32. Fatelo per telefono. Abbonatevi a Tele più 1. Vi regaliamo Tele più 2. Questo risponderà il capitano. Ah, che galoppata sono stato costretto a fare, amico mio, per raggiungervi. Io non vi conosco, signore. Certo, per vostra fortuna. Vedete, questo è il lato buono della mia professione. Se si conoscessero i clienti, le cose non andrebbero sempre tanto a fagiolo. Va bene, sarà interessante quello che dite, ma io ho fretta. Fretta? Questa sì che è buona. Non avrete più fretta fra poco, né voglia di correre. La vostra è una provocazione? Accetto. Comunque, non mi sembrate molto divertente. Chi prepara un funerale, il vostro, non può divertire nessuno. Ora vedrete, e mi dispiace ammazzarvi solo perché avete inviato quel messaggio. Olà, in guardia! Ed è un vero peccato perché, che vuol dire, mi siete simpatico. E sia per il funerale. A voi! Avete fegato, lo scontro non sarà monotono. Grazie. Sai che ce la fa? Magnifico. Logicamente dovrei essere già all'altro mondo. Riconosco che la mia è stata una parata di ripiego, irregolare, rozza. Quasi me ne vergogno. Ma la pelle è pelle. Chi vi manda dunque? A voi è inutile dirlo. Tanto non potrete raccontarla a nessuno. Almeno in questo mondo. Eppure lo immagino. Scusatemi, si fa tardi. Vi dispiace se accelero i tempi? Fate pure. Grazie. Ed ora aspettatevi la mia botta segreta. Il non plus ultra della mia scienza. Se la parate ve l'insegno.
Ma già è inutile, tanto finora nessuno l'ha mai evitata. Ed ecco lui! Aspettate un momento. E se sopravvivessi al vostro colpo, mi direte tutto. De chi me manda? E perché no? Anzi, ve lo prometto. Tanto è certo che non dovrò dirvelo. Perché non farete in tempo a vedere la mia lama e si sarà fatto scuro. Se la punta di questa lama non è nella vostra pancia, siete un grande uomo. L'unico che abbia battuto Nicola Rienzi, detto Mezzanotte. Come vedete, sono sano e salvo. E potrei uccidervi tranquillamente. È un vostro diritto. Ed è un rischio del mio mestiere. No. Vi lascio la vita. Ma voi, cavaliere, dovrete mantenere la promessa fattami. Non per la mia vita, ma soltanto per la vostra maestria. Ormai qui, per me, non c'è più posto. Mantengo la promessa. Zanco di Monforte è un emissario del Borgia. Lui è il maltese. La gente vi ama, è vero. Ma vi occorre un uomo devoto, un soldato pronto a mettere la sua spada a vostra disposizione. Ma che cosa state dicendo? Non è forse quello che avete fatto fino ad ora? Isabella, perché fingete di non capirmi? È impossibile che non vi siate resa conto dei miei sentimenti. Non intendo parlare di tale argomento. Eseguite i miei ordini, piuttosto. Già, ordini. Voi, Fabi, non sapete che comandare. Perdonate il ritardo, ero chiuso in biblioteca fra i miei libri. Essi vi diranno chi ha ucciso Rinaldo o mio fratello. Dite in che cosa posso rendermi utile. Voglio sapere chi è responsabile. Dovete fare un'indagine. È un segnale per me, mi vogliono al corpo di guardia. Ci siamo. Con questa chiave ti farò entrare nel castello, ma fa attenzione. Chi te l'ha data? Data? Nessuno me l'ha data. L'ho presa a Maya. E la vache. Deve essere un'altra, allora. Questa era nascosta. Dove? Indovina un po', nella sottana della cameriera. Oh, la chiave non funziona per la vache. Scaleremo le mura. Scaleremo le mura? Ma è più faticoso. Andrò io. Tu aspettami qua, io tenterò di passare da quella parte. Sì. Fai tutto questo per amore. Perché? Beh, perché capisco che tu segui uno scopo diverso. Ricordati che sono pronto a seguirti. E anche gli altri. Avviciniamoci alle mura. La finestra è molto alta, però. Ci proverò. Oh. Ho una corda con me. Thank you.
Isabella, sono stato fortunato. Mi domandavo cosa sarebbe successo se avessi sbagliato stanza. Fermo, state indietro. Cosa venite a fare qui come un ladro? Non sono un ladro, ma un amico che vuole salvarmi. Voi non siete altro che un avventuriero. Non posso credervi. No, Isabella. Dovete credermi. Gli assassini di vostro fratello stanno tramando contro di voi. Chi l'ha assassinato? Anch'io ho dei sospetti. Che cosa posso fare? Ascoltatemi bene. Ho un piano preciso. Ma dobbiamo agire questa notte stessa. Possiamo ancora contare su Testa di Ferro. Con gli uomini ancora fedeli potrà arrestare i traditori, i quali aspettano il momento propizio. Noi li precederemo. Non venderanno voi e il castello ai Borgia. Rinaldo aveva scoperto tutto, per questo l'hanno assassinato. Capisco che vi sia penoso apprendere che il traditore è uno dei vostri. Ma credetemi, è proprio così. Zanco di Monforte. E Fabio gli era amico. Quell'uomo è alleato del Borgia. E Fabio è morto per salvarlo. E io sono sola contro tutti. Mi dispiace di avervi svelato così bruscamente la verità. Perché fate tutto questo? Un giorno forse lo saprete. Ma vi prego, Isabella, abbiate fiducia in me. Marco, non so quale scopo abbiate. Ma sin dal primo momento ho sentito che la vostra presenza non era inutile. C'è qualcosa di più. Io vi amo. Ho l'impressione, capitano, che non apprezziate abbastanza il fascino di un trono vacante, anche se di una modesta contea. Avreste già potuto occuparlo e consegnare pacificamente questo castello a Cesare Borgia, sposando Isabella. Ma non avete ancora fatto nulla e i Borgia non hanno pazienza. Ho già parlato con Isabella. Non basta parlare. Dov'è lei adesso? E se qualcuno più audace di voi le fosse vicino, eh? Cosa volete dire? Caro capitano, voi non giocate a scacchi, altrimenti sapreste che spesso dietro un semplice fante si nasconde l'alfiere in agguato. Che cosa significa? Significa che sovente la regina maschera il cavallo. Chiaro? Marco da Volterra. Calma, calma. La stanza è circondata e uomini a noi fedeli sono pronti ad agire a un nostro cenno. Che cosa fate qui? Che significa questo? Prendetelo. Sono io che arresto voi. Guai a chi osa toccarlo. Voi non darete più ordini qui. Uscite. No, Isabella, è inutile. D'accordo, capitano. Il gioco è gioco. Isabella, i soldati hanno tradito. Ma non preoccupatevi per me. Marco. E allora che aspettate? In quanto a voi, capitano, voglio sperare che almeno con una donna vi comportiate con lealtà. Portatelo via. Avete tradito, vi ordino di uscire subito. Potrei piegarvi con la forza. Invece, voglio sposarvi. Avete tempo fino a domani per accettare. Intanto siete mia prigioniera. Arrestatela. Obbedite o vi farò uccidere. Voi, anche voi. La fortuna gira, contessa. Tutto qui. Capitano, il più è fatto. Arrendetevi! Sulle armi! I papi non comandano più! Viva Zanco di Monforte! Ferro! Ferro!
Vi porto i saluti di Monsignore. Sono ai vostri ordini. Grazie. Consideratevi come nostri ospiti. Il castello dovrà essere presidiato e all'occorrenza anche difeso. Ah, il borgo è nostro, approfittiamone! Addosso! Di essere fedele. Giuro di essere fedele. Giuro di essere fedele. Giuro di esservi. No, no, fermatevi! Non giurate per questi traditori! Hanno ucciso mio padre, uccideranno Isabella! Sei un assassino, Zanco, un assassino! Felice, vero? Il figlio del maniscalco è diventato padrone del castello, però le tue mani adesso sono sporche di sangue. Zitta, non capisci che tutto è cambiato ora? Non per me. Devi scegliere, o lei o me. Ma non posso. Scegli, o lei o me. Capitano! Proprio non conoscete i sistemi migliori per raggiungere il vostro scopo? Siete un demonio! Vi odio! La terra senza il cielo sarebbe un antro senza luce e senza speranza. Cosa sarebbe il volto di un uomo senza la luce degli occhi? Fermatevi, accetterò le vostre condizioni! Ah, no, Isabella! Non pensare a me! Non cedere! Decidete, Isabella. Se non mi sposate, lo accecherò. No, Isabella! Accetto di essere vostra moglie. A una condizione. Che Marco sia liberato subito. No! Perché? Perché ti amo, Marco. E voi non dimenticatelo. Io amerò sempre soltanto lui e questo non potrete impedirmelo. Ma se gli capitasse qualcosa, non mi avrete mai. Ottenere il vostro consenso diversamente. Mi dispiace. Scioglierò le vostre catene. Siete libera. Non vi avvicinate. Anche se ho accettato di sposarvi, non avete il diritto di toccarmi. Vi odio. Va bene. Resterete qui. Quando vorrete essere liberata, chiamatemi. Ma mi sposerete quando vorrò io. Dovesse avvenire in questa prigione. Avventura. Tutta la notte e tutto il giorno ho tenuto d'occhio il castello. Mi sono mescolata ai soldati e ai contadini per avere notizie. Ah, vecchio mio, per fortuna è una carcassa solida. Eravamo pronti a liberarti. Liberarmi? Sarebbe stato un po' difficile, oltre che inutile.
amici, è finita. Stanotte gli uomini del Borgia sono entrati nel castello per dare manforte a Zacco. Oramai su queste terre abbiamo tirannia e morte. Ma noi siamo pronti a batterci con te. Grazie. Grazie, amici. Ma siamo soltanto cinque. Cinque contro gli uomini di Zacco e i soldati del Borgia chiusi nel castello e protetti dalle mura. Ah, coraggio! Non ti pentirai di essere stato amico di ladri e tagliaborse. E di una piccola vagabonda. Andiamo alle tre forche e vedrai. A me, Sono io! Non mi riconosci, imbecille? Cosa ne dici? Tutti amici, banditi, tagliaborse e tagliagole della regione. Ne arrivano a centinaia, pronti a battersi per te. Sono qui per aiutarci. Sì, ma non basteranno contro tutto l'esercito del Borgia. Vacca, ascoltami bene. Prendi questa mezza moneta e consegnala personalmente a padre Lorenzo del convento dei Cappuccini. Padre Lorenzo, ma è un frate. Proprio lui. E che ci dico? Nulla, lui capirà. Su, avanti. Padre Lorenzo, tu sei Cappuccini. Corri! Quella mezza moneta sarà il segnale per Caterina Sforza. Oh, la vache! Ma allora... Sì, proprio così. Oh, la vache! Mio signore, il pranzo oggi è stata una cosa veramente meravigliosa. Duchi, conti, baroni. A dire il vero, io però, guarda caso, non ho sentito appetito. Una cosa mi domando, con tanto veleno nel pranzo, quanti di essi saranno ancora vivi domani? Pranzi come quello di oggi passano alla storia. Lo credo. È vero? Ne sono certo. Ma questo potrebbe essere l'ultimo atto. Monsignore, il capitano Zacco di Monforte. È morto? No. Monsignore, il castello è nelle nostre mani. Isabella De Fabi domani sarà mia moglie e voi sarete l'ospite d'onore alle mie nozze. E io domani vi farò dono dell'atto che vi riconoscerà a Castellano. Partiremo all'alba. Non bere. O domani non ci saranno nozze per te. Adesso basta. Basta! Che cosa volete qua? Donne come voi quassù non ne vogliamo. Siete una spia del capitano Zacco. Devo parlare con Marco, è molto importante. Non vi lascerò passare. Benvenuta, Maya. Lasciaci soli, prego. Zacco è andato dal Borgia per offrirgli il castello. Me l'aspettavo. La donna che tu ami, Isabella, è rinchiusa nella prigione e sarà costretta a sposare Zacco domani. Domani? E tu perché sei venuta a dirmi questo? Sai di che cosa è capace una donna quando è delusa ed ha perduto l'amore? Va bene, se vuoi puoi restare qui. No, né qui né al castello. Ritroverò la strada del mio paese, la Spagna. Addio. Momo. Che c'è? O stanotte spugneremo il castello, o domani sarà inutile vivere. Allora, Momo, siamo intesi. Tu con i tuoi uomini attaccherai il castello frontalmente ed aspetterai il segnale. È tutto chiaro? Oh, perfettamente. Mi tirerò addosso la cavalleria di Borgia, altrimenti tu l'avresti alle spalle quando attaccherai le mura. Bene, vado ad avvertire Mezzomo. Lui con la sua banda assalterà le mura della cittadella in modo che il nemico scopra un fianco. Ed è là che io l'attaccherò. I miei uomini sono pronti! Perdere di vista il castello. Noi aspettiamo il tuo segnale. Dopo la ritirata di Momo. Esattamente. Il
il grosso è radunato qui. Ma quando accenderemo le torce ci vedranno dal castello. È proprio quello che voglio. Perché allora io li prenderò di sorpresa alle spalle ed espugnerò il castello. Gli uomini sono radunati, sono nascosti dietro la collina. Teniamoci pronti. Allarme! Non dobbiamo farli avvicinare al castello! Artiglieri ai posti! Spazzatemi via questa gentaglia! Artiglieri a fuoco! Thank you.
le mura! Allarmi! Allarmi! Ci attaccano anche da questo lato! Isabella, voi andate con lui, presto! Seguitemi! Riordiniamo le forze! Che accade? Combattono ancora. Abbiamo vinto! E Marco? Ti condurrò subito da lui. Abbiamo vinto! Tu spezza le catene, liberali! Aprite le celle, presto! Vedete questa spada? Una volta a Carcassonne, ma l'ho già raccontata. Siete stati valorosi.
ragazzi di difesa! Presto! Signore, il castello è nelle nostre mani. Che significa quella gente sulle mura? Chi sono? Guardatela! La cavalleria degli Sforza. Ma che succede? Non capisco. Vostra grazia. Monsignore, in questo pacifico castello, signoria dei favi, per colpa di un traditore, è stata scatenata la violenza e l'assassinio è diventato legge. Io chiedo che il colpevole venga punito. Guardate, ancora impauriti escono dalle prigioni e dai sotterranei della tortura. Isabella. Isabella De Favi e con lei tutti coloro che si sono opposti alla tirannia rischiando la loro vita. Ecco il colpevole di questi misfatti. Zanco di Monforte. Al mio fianco. Andiamo. Monsignore, Zanco potrebbe ancora vincere. Zanco non mi interessa più. Vinca o muoia, è un uomo perduto. Ah!
Bravo, nipote, sei davvero un valoroso. Grazie, Marco Sforza. Caro generale, non dimenticate che la storia la fanno anche gli innamorati. Duchessa, i miei uomini sono ai vostri ordini. Attenzione, duchessa. Come vi chiamate? Pierre Joyeux. Ma tutti mi chiamano Momo. Molto bene, capitano Momo. Fate schierare le vostre truppe per la cerimonia nuziale. Capitano? Vi nomino capitano delle mie guardie. Oh, grazie, Altezza, ai vostri ordini. Ricordo che una volta a Carcassonne... Conosco la vostra fama. Ah, già, è vero, Altezza. Isabelle. Forse avete qualcosa da dirmi? Ma che vi succede, Isabelle? Cavaliere da Volterra, voi perdete tempo prezioso. Rischiate di irritare ancora una volta Caterina Sforza. Isabella, perché volete sciupare questo momento? Ora che siete libera? Senza mamma non sarei libera. Mi troverei ancora rinchiusa nella cella della tortura. Ma perché? Pensate che vi avessi dimenticato? Sì, lo so, avete dato ordini. Avrei dovuto raggiungervi docilmente. Perché a un vincitore non si rifiuta nulla. Quando sorridete, io farei ancora 10 guerre per voi. Non per me, per la vostra ambizione di soldato. E l'ambizione si sposa male con l'amore. Voi siete un uomo d'armi e non capirete mai una donna. Ah, davvero? She just walks some more. I think you better call. Ghostbusters! Ow! Who you gonna call? Ghostbusters! Who
who you gonna call? Ghostbusters! I think you better call. Ghostbusters! Who you gonna call? Ghostbusters! I can't hear you. Who you gonna call? Ghostbusters! Louder! Ghostbusters! Who you gonna call? Ghostbusters! Who can you call? Ghostbusters! Who you gonna call? Sai, il pane e il cerotto, ti confesso, non ci avrei fatto sopra una trasmissione. Bene, va in onda dal lunedì al venerdì su Radio 1, a che ora? Dalle 11.15 alle 11.30. Ti offro il destro di comunicare alla popolazione il numero di telefono di questo cavaliere giustiziere dalla nobile figura. Dunque, 3216276. 06 per chi chiama da? Fuori da fuori, Roma. Ma io volevo fare una domanda, qual è la donna di Radio Zorro? Dunque, Zorro aveva due identità, una pubblica, certo, e un'altra invece segreta, quella di Zorro. Io sono come Oliviero Bea, sono sposato, e come Zorro certo non vi venga a dire una cosa. Radio Zorro non lo può dire. Molto bene, allora, peccato. Segreteria telefonica, il numero l'ha detto, buon lavoro e buone imprese, buone gesta a Oliviero Bea. Grazie.
Il mio socio prenderà il volo per Parigi di domani mattina. Io lo seguirò il giorno dopo. Il nostro amico Perry Mason e il suo aiutante Ken a Parigi, la città di Maigret. Ma non in gita di piacere. Innanzitutto, Mason deve difendere un capitano americano finito davanti alla corte marziale. Poi c'è da scovare Dieter Krugman, ieri aguzzino nazista, oggi rispettabile uomo d'affari. E infine ci sono loro, gli spietati assassini di Odessa, organizzazione criminale che non ama chi fruga nella polvere del passato, specialmente se il passato è di marca nazista. Un Perry Mason insolito, uno straordinario Raymond Burr. Crimini di guerra, prima visione TV, giovedì 20:30, Rai 2. In diretta dal Teatro 13 Cinecittà, con Gabriella Carlucci, Gigi e Andrea, Luna di Miele. Lo spettacolo più divertente, più esclusivo, più giocato. Lo spettacolo che ogni settimana regala premi e vacanze di sogno a coppie di giovani sposi che si danno battaglia tra sfide e competizioni di ogni genere. Luna di Miele, quando il gioco diventa spettacolo. Luna di Miele, giovedì alle 20:40 su Rai 1. Sabato di Rai 2 nel segno del giallo. Sta attento! Quei poliziotti sono stati uccisi perché avevano scoperto una pista importante. Questo che c'entra? La tua ragazza è sotto la nostra sorveglianza. Che cosa ne pensi? Che lui è innamorato di quella donna e questo complicherebbe le cose. Nel segno del giallo. Sorveglianza mortale. Sabato 20:30, Rai 2. Una serata oltre ogni emozione. Patrizia Pellegrino, come al solito, ci manda sue notizie. È l'ultima cartolina per quest'anno. Sì, sicuramente è la cartolina più bella di tutto il suo viaggio. Gioca in casa. Sì, da Capri. Vediamola da Capri. Ciao Michele, 15 settimane fa la vostra spigolatrice è partita da Venezia sotto un'abbondante nevicata. Abbiamo man mano visitato grandi e piccole città, da Milano a Lucca, da Ravenna a Verona, da Roma a Sanremo, curiosando tra i gusti televisivi degli italiani. Oggi, come vedi, siamo arrivati a casa. Ebbene sì, la vostra spigolatrice di Capri è arrivata a Capri, nella celebre piazzetta, e andremo a vedere tantissimi posti che sicuramente quasi tutti gli italiani conoscono. Ascoltiamo qual è anche il parere dei capresi sulla nostra televisione e curiosiamo tutti insieme. Seguiteci. Vai. Ciao mamma, guarda io come mi diverto. Questo è lo spirito dei capresi. Avete capito? No, così si vive a Capri. È una rivoluzione. Ciao mamma, guarda io come mi diverto. Ciao mamma, guarda io come mi diverto. Però divertendoci, noi vorremmo sapere cosa guarda in TV. Dunque, cosa guardi il tipo? La prima cosa il telegiornale, qui guai che succede, Marona mia. Poi mi piace molto questa trasmissione, ciao mamma, io come mi diverto, come la vedo mentre che mangio. E al sabato sera mi diverto vedendo Scommettiamo. Scommettiamo qui con Fabrizio Frizzi. Sì. Scusi signore, buongiorno. Buongiorno. Scusi se l'abbiamo disturbata nel suo sonno. Volevo solo sapere che cosa le piace guardare di più in TV. TV? La terza. Cosa? La terza rete. Rai 3. E cosa? Quale trasmissione? Se, di più il telegiornale. Sì. È interessante? Sì. E poi anche qua da Coserella. Altre coserelle, Madame Napoletana. A parte qualche trasmissione sportiva, ma ci sono anche diverse trasmissioni a livello culturale, spettacoli, eccetera. Insomma, la Rai non è che sia molto male come fatto, si può fare. Senta, quale sarebbe una critica che lei vorrebbe fare costruttiva per migliorare la televisione? Un po' meno politica. Alle 5 i bambini guardano la televisione, non dovrebbero vedere altre cose, non magari che a programmi più violenti o esatto. Cose del genere. Ecco, magari anche la pubblicità del film che si farà magari alle 9, non farla vedere alle 5.
anche perché ci sono bambini di 3-4 anni vicino alla televisione, insomma, penso che non sia giusto, o no? Vale più questo TG che quell'altro TG, questa trasmissione, una continua concorrenza inutile, perché comunque ci abbiamo una bella televisione. Lei fa zapping? Che so, sì. Ah no, io faccio le zeppole di San Giuseppe, no le zeppole. Lei non fa zapping allora? No. Lo sa cos'è? No. E quando si gira col telecomando da un canale? Zapping io cambio, alla mattina alla cambio sera. In televisione al mese perché si scassa, meno male che io li vendo, altrimenti... Senta, il canone lei è preciso nel pagamento del canone? No, mai. Paga sempre le multe, sia la, quando paga le luci, sia quando paga il canone. Almeno onesto. Cari amici, la vostra spigolatrice di capri ne ha passate davvero di tutti i colori. Anche quante noi. Ne sono successe? Anche noi ne abbiamo passate di tante. Insieme a voi. Senti, adesso facciamo un'intervista a te. A me? Ma questa televisione, tu la guardi? Io sono una teledipendente, amo moltissimo guardare la televisione, non potrei farne a meno assolutamente. Non lo dico perché ci lavoro, ma proprio perché è fondamentale. Credo anche perché mi abbia dato tantissimo. E i tuoi ricordi in bianco e nero? I miei ricordi in bianco e nero ci sono, e anche tanti. Ho ascoltato anche molto i pareri della gente sui loro ricordi, però quelli che sono miei, quelli che sono personali, sono sulle donne della televisione, le mitiche gemelle Kessler, la mitica Raffaella Carrà, che volevo a tutti i costi imitare da piccola. E che ci mi sono rimasti, dicendo, ma non so. Senti, e il canone, lo paghi? Ragazzi, ho dimenticato di pagare il canone. Devo correre, scusatemi, arrivederci. 2:02 per la città di cosa succede? Muori Manuela dietro le quinte di Big. Un grosso affetto, l'avete capito? E noi ci alziamo alle 5. Veniamo qui senza aver fatto colazione, perché non ci spetta la colazione. È una sorta di cattiveria. La colazione alle 10 in punto, siamo qui in Rai, da Napoli. Alle 10 entriamo a trionfanti, la pianti con sto campanaccio no. Entriamo trionfanti nella Rai di Napoli, dove ci viene consegnato il nostro copione, frutto di lunghissime riunioni di sudato lavoro dei nostri mitici. Di più! Grandiosi! Di più! Fantastici! Autori, sì, ma... che sono altrettanto mitici, sì, grandiosi, sì, e stravaganti, sì, della nostra Radio Palla! La nostra Radio Palla, che è il premio del nostro gioco telefonico. Sì, poi dunque alle 14 veniamo qui in studio, dove proviamo con il nostro regista Roberto Valentini fino alle 6 più o meno della mattina dopo. No, non è vero, sto scherzando, dipende dalla nostra impreparazione. Proviamo le posizioni, le telecamere, insomma, leggiamo il copione. Mentre noi proviamo su, gli animatori provano con i ragazzi, li scaldano a fuoco lento, li costringono a farci molti applausi in studio. Infatti, dopo una bellissima sigla e un applauso mega galattico, appunto perché questi ragazzi già preparati, comincia finalmente Big. Comincia Big con i cartoni animati dell'Anna Barbera della Disney, con il nostro riflettore sugli argomenti del mondo, gli argomenti del giorno, i problemi del mondo, dei quali i ragazzi parlano qui con noi, e poi natura, avventura, musica. A questo punto passa la parola a Sammy Barbeau. Sì, musica, ma Big, soprattutto dialogo. Infatti alle ore 18, quando sembra tutto è finito, noi ci trasferiamo da qui al centralino per ricevere tutte le telefonate di tutti i ragazzi d'Italia che vogliono parlare con noi, raccontandoci i problemi, i suggerimenti. Dopodiché alle ore 19 ci trasferiamo al terzo piano a discutere, per discutere del copione del giorno dopo, fino alle 5 di mattina. E quindi è per questo che loro hanno detto, insomma, che arriviamo qui alle 5 di mattina. Praticamente Big tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 18, Rai 1, dal centro di produzione della Rai di Napoli. Ciao Big, la TV dei ragazzi! 19 giugno, ore 20:30, su Rai 2, da Bandiera Gialla di Rimini, stasera mi butto e tre. Allora facciamo un bando di concorso, cerchiamo delle belle, simpatiche ragazze che ci aiutino a condurre questa trasmissione. Cioè, tu vuoi dire che usi la televisione per fare un bando di concorso a cercare delle ragazze quando hai a disposizione me? Tu ci puoi aiutare? Che te ne posso portare a centinaia, ma quante ne vuoi? Stai ma calmo, una cazzo, italiano vero, ma lanci la sfida, dai, a me, dai, sì, che dai. Di sbugiardo davanti al pubblico che abbiamo, ma una cazzo, scusa un attimo. Ci sarebbe da fare una trasmissione televisiva quest'estate con me, ti va l'idea? No. Come dire, quante ne vuoi, però pensavo che forse è meglio fare lo spot, perché è più ufficiale, capito? La televisione dà questo, se no sembra che uno va in giro dalla Riviera Romagnola a tampinare le ragazze. Bene, allora ragazze, l'annuncio? Allora, ragazze, volete partecipare a questa trasmissione? Telefonate a questo numero e ci vediamo il 19 di giugno. Con Stasera mi butto e tre! Tu me la paghi dopo però.
E allora posso partecipare anch'io, hai sentito? Mi dispiace, ma mia cara, tu non puoi partecipare, perché stasera mi butto, possono partecipare le promesse del domani. Tu come promessa sei mantenuta, nel senso proprio attrice accreditata, quindi non puoi andare lì a buttarti. Che nuovi peccato. Talenti, lo so, nuovi talenti. Il numero di telefono sicuramente l'avrete memorizzato, 361-3610-850, così me lo ricordo meglio. Salutiamoci. Arrivederci a sabato, con Vedrai. Ciao. Quell'auto via nella sua scia, amada mia, qualunque cifra, anche una follia, amada mia, amada mia, che sei stata mia. C'è tempo fino al 20 maggio per partecipare alla nona edizione del concorso I Giovani Incontrano l'Europa, organizzato dalla RAI e da altri 24 enti radiotelevisivi, con la collaborazione di 100 giornali e del Comitato Veneto per l'Educazione all'Europa. La scadenza, inizialmente prevista per il 30 aprile, è stata infatti spostata accogliendo le richieste di numerose scuole e gruppi di giovani. Si ricorda che partecipano, con un disegno e un breve testo, tutte le scuole, e individualmente i ragazzi dagli 11 ai 25 anni. Tra i moltissimi premi, una traversata d'Europa organizzata da Extreme Trans-Siberian Ride. I giovani incontrano l'Europa. Informazioni, via del Babuino 9 00187 Roma, sedi regionali della RAI e ogni giorno televideo, pagina 196. Buongiorno. Trasmettiamo la prima parte de Il mercato del sabato, spendere meno, guadagnare di più, investire e vivere meglio. Un programma di Luisa Rivelli. Ecco, un ciclo molto fortunato perché abbiamo ritrovato i vecchi amici, ma ne abbiamo anche trovati moltissimi di nuovi, grazie a tutti voi. E come sempre abbiamo preparato questa puntata con molto entusiasmo, quindi vi voglio presentare i nostri argomenti con gli stessi protagonisti, gli stessi esperti. Eccoli qua, con Roberto Urbani, capo delle relazioni esperte dell'INPS. Dunque, pensioni e contributi. Sì, oggi tanti argomenti.
parleremo del condono previdenziale, parleremo di come andare all'estero se ci si ammala, curarsi senza spese, come andare in pensione più tardi, quindi come di tanti altri argomenti. Cose. Esatto. Bene, grazie. Numero telefonico per parlare con Roberto Urbani è 081 762 7196. Dalle pensioni all'alimentazione con il professor Amleto D'Amicis. Buongiorno. Il caffè. Ne prendiamo tutti, qui in Italia si usa prendere il caffè, fa bene, fa male? Beh, lo vedremo fra poco. Ah, bene, poche parole, benissimo, fra poco. Prego, entri pure nella sua cabina, numero telefonico è 081-762-7195. Uno psicologo, un nome che non ha bisogno di presentazione, Enzo Spaltro. Oh, ecco qua. Uno psicologo a vostra disposizione. Ma sì, i pallini della gente in una trasmissione così seria come la tua ci stanno molto bene, quindi io sarò lieto di rispondere non solo a domande tristi, anche a domande allegre. Bene, a vostra disposizione Enzo Spaltro, entra pure nella tua cabina, grazie. Vedo che già suona il tuo numero telefonico, grazie. Da questa parte, grazie. Numero telefonico 081 762 7194, 762 7194. Un professore che già noi abbiamo imparato a conoscere, Walter Regolo, dell'ospedale geriatrico Nomentano di Roma, con un titolo, porta sempre dei titoli straordinari. Volete vivere 6 anni in più? Sì, bello. Sì, eh. Sì. Lo vedremo, perché è l'uovo di Colombo, vedremo un po' quello che si può anche fare. Anche lei di poche parole, sì. E con suspense. Sì. Bene, entri pure da quella parte nella sua cabina, numero telefonico 081 762 7193. E adesso passiamo a una donna finalmente, la dottoressa Carla Brotto, direttore delle relazioni esterne della Prenatal. Allora, il titolo? Il titolo è il sondaggio che riguarda come vi si divertono e come giocano i bambini. Dai 3 ai 5 anni. Dai 3 ai 5 anni. E l'idea è quella di riuscire a trovare la formula magica che metta noi genitori nella condizione di costruire quel rapporto di complicità che inizia nel gioco e dura tutta la vita. Bene, allora, entri pure nella sua cabina, prego, numero telefonico per parlare con Carla Brotto è 081 762 7192, e investimenti e risparmi con Claudio Sondogno. Allora, direttore dell'asta, velocemente. Vedremo che bilancio deve trarre chi ha scelto di investire i propri risparmi all'estero. Bene. In obbligazioni. Bene, numero telefonico per parlare con Claudio Sondogno è 081 762 7191. E naturalmente chi devo presentare adesso? Agostino Penna. Buon... e Sofetti. Benissimo. Sabato, dolce sabato, questo coro un po' stonato, è vero, ed un piano mal suonato, ma che sabato, dolce sabato, se rimango solo e senza voi. Benissimo! Allora, il test. Il test di oggi, conoscete la formula magica per giocare con i vostri figli? A che fare, appunto, sapete giocare e ridere con i vostri bambini, ecco con il test della Brotto. Benissimo, prepariamo allora. Prepariamo un cuscino, Luisa, che ci serve più tardi. Potete preparare un cuscino, va bene per sedervi. Ecco. E sentiamo però, vogliamo far sentire un'anticipazione di come invece la pensano i bambini a proposito di questa domanda. Via con le risposte dei bambini. Io non gioco mai nessuno perché mamma ha da fare, papà sta al lavoro, quindi non so mai, e quindi gioco sempre da sola. Mi diverto di più con le amichette. Io tanto più con papà che mamma. Io sempre la pizza. Io davo da sola con papà, quello